Ciao! Oggi prepareremo questi cestini riciclando dei tappi di succhi di frutta. Serviranno dei bastoncini di legno lunghi 11 cm, gomma Eva, un tappo di succo di frutta, un paio di forbici, colla a caldo e dei nastrini. Con uno stecchino segniamo sulla gomma Eva il profilo del tappo. Giriamolo e facciamo la stessa cosa. Avremo così due tondi, uno più grande e uno più piccolo. Il più grande sarà per l'esterno e il più piccolo per l'interno. Prendiamo 13 bastoncini, li dividiamo a metà e li incolliamo nella parte esterna del tappo. Uno attaccato all'altro, fino a ricoprire tutto il tappo. Il cestino è finito, adesso possiamo decorarlo. Mettiamo un nastrino nella parte finale. E un altro nella parte più alta. Già così è una deliziosa tinozza dove poter inserire i nostri confetti. Aggiungiamo un manico. Un perfetto segnaposto. Vediamo il secondo. Ricopriamo sempre l'interno e l'esterno del tappo con della gomma Eva. Prendiamo 7 bastoncini e dividiamoli a metà. E iniziamo ad incollarli nella parte esterna, ma uno ben distanziato dall'altro. Avvolgiamo intorno al tappo un cordino. Io ho usato un filo cerato. E iniziamo ad arrotolarlo fino a ricoprire tutto il tappo. Passiamo il filo intorno ai bastoncini, uno davanti e uno di dietro. E facciamo due giri. Una volta terminati i due giri, avvolgo il filo intorno a due bastoni. Vedete? Uno e due. E continuo facendo un bastone sì, un bastone no. E così fino alla fine. Mettiamo un po' di colla e chiudiamolo all'interno. Eccolo qua, il nostro cestino è pronto. Ritagliamo un filo lungo 80 cm e facciamo una treccia. Servirà da manico. Pronto, adesso possiamo decorarlo. Vi sono piaciuti? Provate a farli anche voi e lasciatemi un commento, ma non dimenticatevi di cliccare sulla campanella qua sotto per non perdervi i prossimi video. Nella descrizione troverete il link del materiale che ho usato. Ciao!